Ciao a tutti, oggi in questo video proverò a mostrarvi come ottenere delle piccole piante di pistacchio. Seguite il video perché è davvero molto semplice riuscire ad ottenerle e poi una volta nate secondo me sarete veramente orgogliosi del risultato ottenuto. La prima cosa che dovrete fare sarà quella di procurarvi dei pistacchi. Questi possono essere con il guscio oppure senza. Se vi procurerete dei pistacchi che hanno il guscio, dovrete portarli ad essere senza guscio, come questi qua, perché sarà questo il punto di partenza dal quale proveremo a fare nascere le piantine. Mi raccomando, i pistacchi non dovranno tassativamente essere tostati e salati, altrimenti il seme sarà morto e quindi non nascerà nulla. Trovare dei pistacchi che siano ancora naturali, quindi non tostati, oggi è davvero facile, basta andare in un qualsiasi negozio che abbia ortofrutta. Se non li trovate in un negozio tradizionale, basta rivolgersi in negozi tipo quelli che sono specializzati per la vendita di prodotti bio. Recuperati i semi, sarà questo il momento di farne la cernita, quindi di tutti quelli che abbiamo sotto mano, scegliamo quelli più belli e vi spiego come fare. Allora, innanzitutto dobbiamo togliere quelli rotti. Quindi se presentano un qualsiasi tipo di rottura, come in questo caso, guardate, vanno eliminati. Poi, se presentano una cuticola esterna che non è completa, come in questo caso, vedete, la cuticola arriva fin qua, poi il seme è rotto proprio nel punto del germoglio, quindi questo va eliminato. E anche questo, che sembrerebbe integro, ha la cuticola rotta, quindi va eliminato. Rimangono questi. Andiamo a vedere. Allora, questo direi che è perfetto come seme. Cambio inquadratura per mostrarvi meglio il seme. Guardate, non presenta alcun tipo di rottura e la cuticola è davvero integra e perfetta. Direi che questo seme è assolutamente idoneo per essere sottoposto al procedimento che servirà per poter generare una nuova piantina. Guardate. Iniziamo. Prendiamo un bicchiere e lo riempiamo per metà di acqua. Poi mettiamo all'interno i semi. E li lasciamo qui per 24 ore. Passate le 24 ore, andiamo a togliere i semi dall'acqua. Se avete uno scolino, sarà sufficiente versare il contenuto all'interno dello scolino. Farete più in fretta. Guardate, questo addirittura si è aperto e ha iniziato già la fase di germogliazione nelle prime 24 ore. Guardate la differenza che c'è tra un seme tenuto a mollo per 24 ore e uno invece ancora asciutto. Praticamente il seme si è raddoppiato e ha cambiato anche un pochettino colore. Adesso procuriamoci un sacchetto di plastica, un foglio di carta, un foglio di alluminio e una vaschetta di plastica. Questa non è altro che un contenitore della frutta del supermercato, niente di più. Prendiamo il foglio di alluminio e lo apriamo. Eccolo qua, lo stendiamo bene, prendiamo il foglio di carta, apriamo anche questo, e lo stendiamo sopra il foglio di alluminio, così. Una volta fatta questa operazione, prendiamo i semi e li mettiamo sopra il tovagliolo di carta, così, guardate. Cercate di farli mettere in questa maniera, guardate. Ok. Una volta posizionati, prendiamo il tovagliolo e chiudiamo il tutto, così. Poi prendiamo uno spruzzino e bagniamo. Ecco qua, adesso è pronta. Chiudiamo il tutto in questa maniera, guardate. Così. Andiamo a chiudere i lati, stando attenti a non schiacciare troppo e a non andare a schiacciare i semi soprattutto. In questa maniera. Ecco qua. Poi piegate a metà, così. Prendete il contenitore di plastica che abbiamo preparato precedentemente e andate a posizionare all'interno i semi. Piegate ancora questa parte e li posizionate così. Dopodiché chiudete. Poi prendete il sacchetto di plastica e mettete all'interno del sacchetto il contenitore. Così facendo abbiamo creato un microclima all'interno del contenitore. Trascorsi circa 10 giorni potremo andare a riprendere il tutto e verificare a che punto sono i semi. Quindi apriamo e cerchiamo senza
rompere nulla, perché potremmo rompere anche le eventuali radici che ci sono dentro, cerchiamo di aprire il tutto. Quindi ecco qua, troviamo il lembo e apriamo. Ecco qua, io direi che i semi sono germogliati e anche in modo eccellente, guardate. Guardate qua, alcuni non hanno fatto nulla, non si sono proprio sviluppati, altri invece hanno messo radici, addirittura stanno mettendo pure le foglioline, guardate. Guardate qua. Cambio inquadratura per mostrarvi meglio come si stanno sviluppando i semi. Direi che è davvero uno sviluppo eccezionale, guardate. Addirittura questo ha messo le foglioline e un apparato radicale che direi di tutto rispetto. Adesso non resterà altro che riempire questo con del terreno. La fortuna di questa pianta è che non necessita di un terreno particolare, quindi quello che avete in casa andrà benissimo. Dovete stare solo attenti al fatto che questo abbia degli elementi nutritivi che permettano la crescita del seme. Se non li avesse, basterà integrarli con un concime, casomai organico, perché sarebbe l'ideale come scelta. Dovete stare attenti, e questo è tassativo, che non ci siano ristagni d'acqua all'interno del vaso dove andrete a mettere poi il seme, perché una delle cose, probabilmente la cosa che teme di più, è il ristagno d'acqua e quindi il marciume delle radici. Una volta riempito il vasetto col terreno, prendete la pinzetta, fate un piccolo solco all'interno, quindi un buco, poi prendete il seme in questa maniera ed andate a inserirlo così, la radice sotto, il germoglietto verso sopra, così, verso l'alto, così. Andate ad inserirlo e poi coprite. Fate molta attenzione, perché in questa fase potreste rischiare di spezzare le radici e quindi, se si spezzassero, la pianta morirebbe e non crescerebbe più. Ecco qua. Adesso non resta altro che bagnarla. Trascorsi 2 giorni dalla messa a dimora del seme, potremo notare che la piantina è già spuntata fuori, quindi il germoglio è alto già 1 centimetro e presenta tutte le caratteristiche di una pianta sana, infatti è di un verde acceso e non presenta muffe. Trascorsi 5 giorni dalla messa in dimora del seme, che è qua, la piantina devo dire che è davvero cresciuta in modo rapido, è alta più o meno 3 cm e assolutamente si sta sviluppando in modo corretto e sano. Guardate, è davvero molto carina. E questa è la piantina dopo circa 2 settimane dallo spuntare del germoglio. Quindi è una pianta davvero molto carina ed oltretutto ha una crescita davvero rapida. Considerate che è alta più o meno 10 cm. E oltretutto questa, una volta che sarà cresciuta, diventerà alta parecchi metri. In queste foto potrete osservare com'è un esemplare di albero adulto, come fiorisce e come fruttifica. I fiori sono davvero molto belli e i frutti sono davvero molto particolari. È davvero una pianta molto ornamentale. E con questo il video si conclude. Spero che sia stato utile e divertente per farvi imparare qualcosa di nuovo. E se vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un commento, mettete un mi piace, ma soprattutto iscrivetevi al canale. E già che ci siete, dategli anche un'occhiata.